ritrovati in diretta con il primo cittadino Massimo Seri. Buonasera Sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. Ricordo appunto ai nostri telespettatori che possono intervenire in diretta telefonando al numero che vedranno in sovraimpressione, che è lo 0721 86 14 33, oppure potrete inviare una mail anche all'indirizzo redazione @occhioallanotizia.it. Grazie al nostro regista, ora vedrete che anche questa sera Seri non è solo, l'altra volta era in compagnia di Giorgia, una studentessa dell'Olivetti, questa sera invece è in compagnia di Isabel, infatti Sindaco prosegue questa iniziativa di Sindaco per un giorno, quindi una persona ha scelto, appunto verrà estratta, in questo caso Isabel, una mamma di un bimbo di 9 anni, giusto? Esatto, esatto. Impiegata. Sì. E che oggi appunto ha seguito i vari impegni del sindaco. Com'è andata? Impegnativo già dalla mattina presto, appena si arriva. Abbiamo iniziato con un bel incontro perché siamo andati a visitare un centro estivo con più di 300 bambini che abbiamo premiato uno per uno con la medaglia, quindi è stato molto emozionante. Io poi da mamma l'ho sentito ancora di più. E poi siamo tornati in ufficio, è stata una serie di appuntamenti uno dietro l'altro, tutti programmati fino all'ultimo appuntamento del Consiglio Comunale alle 8, quindi è comunque una bella giornata impegnativa. Lo consiglieresti a qualcuno a casa? Per un giorno sì, sì. Più no, di più è impegnativo, no. Molto. Immagino, è sindaco, come diceva l'ultimo appuntamento, Consiglio Comunale. Perché cosa è successo? Che ieri la seduta è saltata, per quale motivo? Sì, è saltata perché per ragioni di lavoro alcuni consiglieri non sono riusciti ad arrivare per l'inizio ufficiale del Consiglio Comunale. E se non c'è il numero legale, ovviamente non si può proseguire. I consigli di opposizione hanno colto questa situazione per abbandonare l'aula e far venire meno il numero legale, quindi non è proseguito e il lavoro è ripreso oggi, questa sera. Ecco, però queste cose, posso dire, a me piacciono poco. Io sono anche stato consigliere comunale e onestamente non le ho mai fatte, perché al di là, qui non si fanno dispetti, si fanno dispetti poi alla gente e a un servizio che si deve svolgere. E se un consigliere ha delle difficoltà perché lavora, perché qui si critica la politica perché non deve essere di professione, se si lavora bisogna andare anche incontro a quelle che sono le esigenze. Tre consiglieri sarebbero arrivati in ritardo, avevano anche comunicato perché gli impegni di lavoro non gli consentivano di essere lì alle 18, per cui secondo me è stata anche una scorrettezza, però queste sono anche gli aspetti meno nobili dell'impegno politico. Comunque questa sera si è regolarmente svolto, anzi devo anche ringraziare i consiglieri di opposizione in questo caso che mi hanno consentito anche di venire qua, perché anche questo è un dovere, era un impegno preso già da tempo, non prevedevamo che il consigliere potesse slittare, quindi hanno anticipato una delibera che portava la mia firma e mi hanno consentito di venire qua senza fare polemiche, quindi li voglio anche ringraziare perché anche queste cose, certo, quando ci sono è giusto riconoscerle. Dunque si discuterà, o non so se si è già discusso, della variante urbanistica sull'ex hotel Vittoria, sì. Ecco lì come procede? Ma lì adesso siamo all'atto finale, in realtà le assunzioni, le decisioni erano già state assunte da tempo, questa è l'ultima delibera che torna dopo l'approvazione della provincia, quindi non c'è nulla di nuovo, è semplicemente una conferma di quanto già discusso da prima. Lì si prevedono un nuovo hotel, oltre alcune residenze turistiche con alcune strutture commerciali, ma soprattutto prevede anche un intervento di risanamento sia del ponte, dell'ex parcheggio del CIF con un collegamento con il Lido, quindi si perderanno quei posti, quei parcheggi lì al Lido, ma in realtà non c'erano neanche prima. In questa fase, grazie alla concessione, perché è un'area privata, in attesa della realizzazione di una nuova struttura, hanno dato la possibilità di poter parcheggiare. Però ecco, nel progetto c'è un ampliamento, una sistemazione che prevedono un maggior numero di parcheggi nell'ex CIF, che deve essere anche collegato pedonalmente con il Lido. Certo. A proposito di parcheggi, ci segnalavano anche che in zona Gimarra ci sono delle difficoltà, soprattutto per i bagnanti. Sì, questo è un problema dell'estate, onestamente, perché purtroppo noi abbiamo, per fortuna, un litorale molto lungo e anche bello, dove tanta gente va al mare, specialmente nei fine settimana, il sabato e la domenica, e nella parte antistante alla spiaggia purtroppo i parcheggi sono limitati. In alcune zone è possibile pensare a degli ampliamenti, in altre onestamente è difficile. Ad esempio anche il giorno scorso ho avuto un incontro per quello che riguarda Ponte Sasso,
con un privato che intende fare dei lavori e potrebbe dare degli spazi per i parcheggi. Però oggettivamente è un problema reale che non è solo di Fano, perché se proseguiamo, andiamo a Pesaro, sulla costa c'è lo stesso problema. A proposito di Ponte Sasso, come procedono i lavori? Qualcuno, nel senso, una nostra telespettatrice diceva che si sono fermati quelli sul Rio Crinaccio, oppure proseguiranno? Beh, allora, sono contento di questa domanda, perché questa è una delle soddisfazioni che mi sono tolto, nel senso, lì c'erano forti problemi. Ricordo, anzi, io ho avuto il battesimo proprio da sindaco da pochi giorni, l'esondazione di Rio Crinaccio, l'allagamento di Residence, di Velte Tre Spiagge, con le arrabbiature delle persone, case allagate. Noi l'abbiamo affrontata di petto subito. È chiaro che i risultati non si possono vedere il giorno dopo, perché c'è un lavoro di programmazione, ma io da subito ho spiegato quello che sarebbe stato il percorso. Ricordo in un'assemblea abbastanza infuocata, sono tornato ad una nuova assemblea a dicembre dopo aver fatto fare un esame, perché poi qui sono tutti tecnici, come sul calcio siamo tutti allenatori, ma io sono dell'idea che prima di fare gli interventi bisogna capire veramente cosa occorre. Quindi ho fatto fare uno studio di quelle che erano le cause che portavano a questa situazione. Ce le hanno spiegate, le abbiamo spiegate alla gente, abbiamo detto quello che potevamo fare, ma soprattutto gli interventi minimi per mettere in sicurezza quella zona. Siamo intervenuti, abbiamo allargato il passaggio dell'acqua, il ponte della strada, e onestamente dopo noi ci dimentichiamo e se non succede nulla le cose passano in sordina. Ma l'ultima pioggia pesante, dove Marotta si è allagata, io ricordo anche le dichiarazioni del mio collega di Mondolfo, dove diceva anche cose importanti, sì. E di solito la stessa cosa succedeva a Ponte Sasso, nella zona di Rio Crinaccio, qua non si è verificata, perché quel lavoro ha dato quei risultati. Quindi questa è una dimostrazione che quando le cose si affrontano, anche con poche risorse, perché noi ci troviamo in una situazione anche difficile, questo non dobbiamo dimenticare, e effettivamente erano fermi i lavori in questo periodo, perché c'era un problema con Enel per sistemare dei tubi, delle condutture. Mi hanno detto che lunedì o martedì andranno per sistemare quella parte che consentirà poi di proseguire, ma comunque l'intervento fondamentale è stato fatto e ha portato, è chiaro che poi si arrivano eventi e di un'eccezionalità unica, certo. Dopo è chiaro, contro la natura in quelle situazioni è difficile combattere. Però questa è una prima risposta, non è sufficiente, non è risolutiva, questo va detto, perché occorrono altri interventi importanti che richiedono risorse significative, ma questa è stata una prima risposta. E devo riconoscere anche apprezzata dai residenti e dagli operatori. Certo, ora mancano le scogliere, come dice qualche gestore di spiaggia di Ponte Sasso. Sì, e lì vanno rinforzate, perché lì le scogliere ci sono, ma adesso stiamo lavorando su altre scogliere, quelle di difesa di Sassonia 3. Vi coglie proprio, ecco, do anche una notizia, perché qualche cittadino che mi ha incontrato era preoccupato, dice ma non fate più niente, ci arrivano voci, le voci si rincorrono sempre. Dico anche su questo, noi abbiamo fatto una scaletta, penso sia forse il caso più unico che raro. Ieri erano scaduti i termini della presentazione del progetto per la procedura di via, dovevano stare 60 giorni in pubblicazione, oggi si è già convocata la conferenza di servizi. Quindi io penso, sfido a trovare un'altra situazione tipo questa, che il giorno dopo della pubblicazione già era pronta la conferenza di servizi. Perché è stato? Perché nei 60 giorni noi abbiamo continuato a lavorare, a confrontarci, e il progetto che abbiamo presentato l'abbiamo confrontato sempre prima, onde evitare sorprese che poi possono sempre arrivare. Questo è un mondo strano dove chiunque può creare delle difficoltà. Però anche su questo stiamo rispettando, anzi li stiamo anticipando, perché il decreto della procedura di via dovrebbe arrivare a fine luglio, quando in realtà ci sono 150 giorni, qui siamo ai 60 più 10-15 giorni, se tutto va bene, quindi in 3 mesi dovremmo fare tutto invece dei 5. Perfetto, sentivo che c'è qualcuno al telefono, pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti quanti, saluto il sindaco, ciao Massimo, sono Amos. Ah, ciao, sì, ciao. Ciao. Niente, volevo sapere, siccome per rimanere nell'ambito degli allagamenti, sì. Lo sai che sto in via Pisacane, esatto. Il famoso scolmatore, che fine, a che punto è, come si trova, sì. Come andiamo a finire? Sì, allora, questa è una questione seria. Lì intanto adesso la cosa è circoscritta ad una parte limitata di alcune abitazioni, alcune zone, tra cui anche un'attività, un esercizio, che puntualmente quando ci sono piogge importanti si allaga.
Allora, lì c'è un progetto di un intervento significativo che ovviamente è scagionato in più di 2 anni. E adesso dobbiamo anticipare, che non era previsto, ma che aggiungiamo, perché facciamo le scogliere e per consentire la balneabilità saremo il primo comune della Regione Marche, anche questo ci tengo a sottolineare, che porteremo gli scolmatori al largo. Quindi gli scolmatori a fianco e l'appalto lo faremo in contemporanea, con le scogliere, faremo un appalto unico di circa 5 milioni di euro. Quindi è un intervento importante, scogliere più gli scolmatori che verranno portati al largo, questo per garantire la qualità delle acque, e porterà beneficio questa operazione perché vengono rinforzate, sono le pompe, porteranno beneficio anche a questa problematica di via Pisacane, anche se l'intervento vero, che è quello di portare le acque al metauro e al depuratore, che porteranno ad una soluzione definitiva, è prevista fine 2016-2017. Questo intervento, che è un intervento di 2 milioni e mezzo, 500 mila euro, quindi ritarderà di 6 mesi, penso, proprio perché viene anticipato questa prima operazione sugli scolmatori e andrà al Consiglio di Amministrazione dell'ATO la prossima settimana per variare questo piano, che in realtà sono risorse aggiuntive che si portano e vengono diluite di 6 mesi, gli interventi che sono però su 2 anni, perché, ripeto, è un intervento importante e anche lungo. Bene, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Francesca da Ponte Sasso. Sì. Prima di tutto ringrazio il signor Sindaco per i lavori fatti di cui si è appena parlato riguardo il Rio Crinaccio. Speriamo che siano sufficienti per far fronte alle emergenze di cui parlava prima. Sì, non saranno. Il lavoro ottimale prevede altri interventi. Questo, diciamo, è un primo lavoro che mette in sicurezza, ma se arrivano eventi eccezionali è chiaro che non sono sufficienti. Questo dobbiamo dire, dobbiamo essere onesti quando diciamo le cose. Apprezziamo già il fatto che abbia preso in considerazione il problema della zona, cosa che io in 20 anni che abito qui, no, per la verità. Guardi, signora, le aggiungo, 26 anni. Le aggiungo anche un'altra cosa, proprio perché il Rio Crinaccio adesso viene utilizzato anche per i pedoni, quel sottopasso per andare al mare, e quello dovremo arrivare ad un superamento, perché se vogliamo mettere in sicurezza ben bene anche quello deve arrivare a un superamento, ma non possiamo togliere il passaggio. Stiamo ragionando e ci sono già stati dei sopralluoghi, abbiamo già incontrato Ferrovie dello Stato, perché pensiamo anche con un'opera di compensazione anche ad un nuovo sottopasso in quella zona. Però adesso non voglio illudere, ma ci sono operazioni, no, ci stiamo lavorando e su elementi concreti. Perfetto, dica pure. Mi collega alla prossima cosa che volevo dire. Sì. Domenica c'è stato una strage di multe sul lungomare. Volevo capire, in tanti anni di multe, si è pensato anche a una risoluzione del problema? O si va avanti, ormai saranno 5-6 anni che si fanno multe facendo finta di niente, come se il problema non esistesse, perché fare le multe sappiamo benissimo che non è una soluzione. Qui il problema c'è d'estate ed è molto pesante. Cioè, voglio dire, non lo so, intervenire con le multe non mi sembra che sia né una manovra per il turismo, né una manovra per risolvere il problema della viabilità, non so, mi sembra solo che sia una cosa per far cassa e basta. Perfetto, sì, grazie signora. Io la ringrazio, perché questa è una domanda importante che potrebbero fare tanti telespettatori. Allora, la signora ha perfettamente ragione, lo dicevo prima, noi abbiamo una costa molto lunga dove purtroppo spazi per parcheggiare sono insufficienti a quelle che sono le esigenze. In alcune zone è difficile intervenire, in altre c'è la possibilità. Per esempio, pensando a dei sensi unici invece che doppi sensi, mettendoli in condizione di parcheggiare regolarmente. E su quella zona ci stiamo ragionando e ovviamente questi ragionamenti non si devono fare in estate quando si è in piena attività turistica, balneare, ma lo si deve fare durante l'autunno e l'inverno. E su quello alcune idee le abbiamo, ci abbiamo già ragionato. E poi si dovranno collegare anche con altri interventi dalla parte
oltre alla ferrovia, specialmente a Ponte Sasso, dove prevediamo, e a settembre ci devono presentare dei progetti definitivi che prevederanno altri posti di auto. Però devo anche sottolineare un aspetto, quello delle multe. Sembra che il sindaco mandi a fare le multe, non è così. Io ho avuto ovviamente colloquio anche con il comandante, mi sono tenuto la delega della Polizia Municipale proprio per questo, perché, per dare anche un segnale. Stanno facendo un lavoro difficile perché con l'estate aumentano le tensioni. Voglio anche ringraziare pubblicamente per il gran lavoro che hanno fatto durante la Notte Rosa, le tre giornate che sono state giornate pienissime di gente, e tutto è andato nel migliore dei modi, senza eccessi, senza episodi. Sono andato lunedì e ho visto delle locandine della Romagna che parlavano di quella notte, e onestamente erano locandine di tutt'altro tenore rispetto alle nostre. Dopo, le critiche ci stanno sempre, si trova sempre da criticare, però io, a parte le critiche politiche, perché poi chi fa opposizione si alza la mattina e deve dire cosa critichiamo oggi. Le cose ci sono sempre da criticare, perché si possono sempre migliorare qualsiasi cosa. C'è sempre qualcosa che non funziona. Però io, le tante persone, perché poi quelle sere ho fatto una passeggiata e devo dire ho riscontrato tanta positività e ringraziamento. È vero, si potevano fare grandi cose maggiori, ma ci vogliono anche le risorse. E un buon amministratore cerca, con le poche risorse che ha, di ottenere il massimo risultato. La gente c'è stata, ha avuto opportunità diverse, anche in base ai vari gusti. Gli operatori hanno lavorato. Però tornando alle multe, perché... E mi segnalavano che il 40% delle multe spesso arrivano su chiamata. Perché cosa succede? Succede che chi parcheggia non trova il posto, ovviamente, voglio dire giustamente, perché quando uno fa una cosa irregolare non è mai giusta, però è comprensibile, capita anche a me, io sono una persona normale, quindi capita anche a me di alcune volte non parcheggiare nel giusto modo, e anche io ho preso le mie multe. Cosa succede? Magari passa la signora col passeggino che non trova lo spazio, chiama i vigili urbani. Le telefonate sono registrate, vanno giù, e quando arrivano poi non è che possono fare una multa sì, una multa no. Poi in quella parte dove arrivano, faccio un altro esempio, c'è chi paga, dove c'è lo ZTL, la quota, la tariffa per lo ZTL. Poi si ritrova davanti a casa, dice come io pago, e trovo delle macchine che non possono fare, chiamano e quando c'è la chiamata poi non si può ignorare e si va a fare una visita. E succede che poi si fa un certo numero di multe. Allora, qui c'è un tema, come tutte le cose, va sempre trovato il giusto equilibrio. Ci sono stati degli errori, io lo riconosco, degli eccessi magari anche, noi volevamo portare anche una maggior regola in alcune vie anche del centro, magari c'è stata una scarsa comunicazione che poteva essere preventiva, e qui la responsabilità non la do ad altri, me la assumo, perché poi quando uno ha un ruolo si deve assumere le responsabilità fino in fondo. Come è giusto riconoscere quando si fanno le buone cose, è giusto dire avete sbagliato, e quindi io mi rendo conto che alcuni errori li ho commessi, ma ovviamente c'è un detto, non sbaglia chi non fa. Ecco, però su questo ci tenevo a sottolinearlo. E il tema di Ponte Sasso, che nei fine settimana vede una presenza, ed io di questo ne sono contento, di tante persone che vanno al mare, quindi richiede quel giusto equilibrio e quella giusta responsabilità di chi arriva con la macchina e anche delle persone che giustamente rivendicano anche i loro diritti di poter circolare e muoversi. Poi ci sono alcune zone, per esempio sulle piste ciclabili, chi parcheggia su una pista ciclabile, adesso lì non ci sono giustificazioni, oggettivamente, e io su quello sono per la linea dura, sono onesto. Prima di passare alla prossima telefonata, stanno arrivando diverse richieste per le asfaltature. Sì. Una di queste è via Strada di Mezzo a Rosciano. Chiedono anche di illuminare la strada del cimitero, quindi una zona che ha bisogno di qualche lavoro. Lì effettivamente la strada è molto... E non è la sola, illuminata. Io ho un elenco... Noi abbiamo finito adesso, ho fatto alcune asfaltature che non sono tantissime, sono state 800.000 euro. Tra cui anche Viale Ruggeri abbiamo fatto vedere. Quella è una cosa extra al di fuori che poi spiegherò. Cioè, abbiamo fatto 800.000 euro di asfaltature, però sono tante le strade che hanno bisogno di asfaltature. Io ricordo, l'assessore Paolini ai lavori pubblici lo ricorda spesso, noi abbiamo 450 km di strade. Per asfaltare, tenere in ordine, occorrerebbero 35 milioni di euro. Per una buona strada asfaltata, fatta nelle giuste maniere, dura 10 anni, quindi significa che ogni anno si dovrebbero utilizzare 3 milioni e mezzo. Se noi pensiamo a quello che le asfaltature fatte negli ultimi anni, ma non vuole essere una critica, perché io
mi rendo conto che come ho la difficoltà io oggi col patto di stabilità, ce l'aveva anche chi è arrivato prima di me, se, magari meno, più passa il tempo più le difficoltà sono maggiori. Quindi cosa succede? Che è un rincorrersi, perché una strada che non ha avuto il giusto intervento, si creano le buche si coprono, ma la prima pioggia si riaprono, è inutile nascondersi dietro un dito. E sono talmente tante, e noi su questo abbiamo già pronto 1 milione per rifare asfaltature. Però dobbiamo lottare con questo benedetto patto di stabilità, e qui lo dico, adesso faccio aspettare passare l'estate, ma sto parlando con alcuni colleghi sindaci perché non se ne può più. E allora è venuto il momento che anche noi ci ribelliamo, perché è vero che c'è una situazione difficile dove non dobbiamo aumentare la spesa, ma in questo caso non parliamo di spesa. Il Comune di Fano ha delle risorse per 26 milioni di euro, di cui 16 milioni di spese libere che noi potremmo utilizzare da domani. E quante asfalture potremmo fare? E purtroppo questo non ci è consentito, perché sarebbero delle penalità che andrebbero a incidere sui cittadini e un buon amministratore non se lo può permettere. Però abbiamo un lungo elenco, tra cui anche strada di mezzo, ma posso ricordare via Gerolamo da Fano, che è un po' il biglietto da visita per andare al Lido, per esempio, come via Filzi, zona Gimarra, via Fanella. Potrei fare un lungo elenco, non vado oltre, se no scordo qualcuno e poi magari qualcuno si arrabbia. Noi questo stiamo già predisponendo il progetto, però ci dobbiamo confrontare con il patto di stabilità, che per noi è un limite. Quindi ecco, abbiamo questo elemento, non sappiamo come siamo rallentati con l'interquartieri, che anche quello soffre del patto di stabilità. Per cui, anche per quello che riguarda l'illuminazione, adesso stiamo facendo un elenco, abbiamo già un elenco, dobbiamo capire, dobbiamo rinegoziare con ASET, anche se è una nostra partecipata, il tema dell'illuminazione pubblica, e lì pensiamo di aggiungere alcuni punti luce in più, non tantissimi. Tra questi uno potrebbero essere questo punto di Rosciano. Sì, sono 1 o 2 che servono, sì, specialmente nella parte dopo il cimitero, verso, che porta verso il primo centro abitato, sì, una nuova zona di Bellocchi. Perfetto, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto, buonasera. Buonasera, buonasera, sindaco. Mi chiamo Maria Cristina, abito a Fenile e volevo chiedere a che punto siamo e se riusciamo a finirla per l'estate la pista, sì, ciclabile, perché per noi è veramente indispensabile. La strada percorsa da un ciclista così com'è è un pericolo costante, veramente. Io la percorro tutti i giorni ed è un rischio quotidiano. Vedo andare avanti i lavori molto a singhiozzo. Cosa mi dice? Sì, grazie, guardi, mille. Io sono... ho veramente creduto con questa pista ciclabile e dico la verità, se i lavori vanno avanti, adesso non è giusto rivendicare i meriti, però qui c'è lo zampino di Massimo Seri, ma non tanto da sindaco, quando ero assessore provinciale, perché parte tutto da lì, siamo riusciti a fare un'operazione in un momento difficile come questo, dove le risorse sono poche, siamo riusciti a fare questo progetto che ci costerà 200.000 euro. Un intervento come quello sarebbe costato oltre 800.000 euro, però cosa significa? Che se avessimo utilizzato quelle risorse avremmo fatto un affidamento ad una ditta che sa quando inizia e sa quando finisce, perché se non rispetta i termini poi paga una penale. In questo caso perché riusciamo a risparmiare? Perché usiamo le maestranze, i mezzi, i materiali della provincia e noi come comune paghiamo. Però qual è il problema? Che la provincia ha quel numero di mezzi e quel numero di operai per tutta la provincia. Quindi lavorano lì, succede, come si è verificato, una frana a Mondavio, questi partono e vanno a lavorare per 20 giorni alla frana di Mondavio. È successo un problema a Borgo Pace, questi sono partiti e sono andati a Borgo Pace e il lavoro rallenta. Quindi questa è la ragione dei tempi lunghi. Quindi io non sono in grado di dire quando finiranno. Però posso garantire, e l'ho fatto anche in presenza di alcuni residenti di Fenile, che devo dire che sono bravissimi, vogliateli bene, perché non solo vi rappresentano, ma veramente sono sempre lì a chiamare, li ho accompagnati, spesso ho fatto delle telefonate in viva voce in loro presenza, perché anch'io sto monitorando, e il responsabile è un tecnico residente a Fano che crede anche lui in questa pista. Quindi adesso mi hanno garantito che i lavori proseguiranno con continuità, con i tempi, purtroppo, però questo va detto, anche con le altre istanze che hanno. Però dobbiamo tenere presente un problema che rimarrà,
lo dicevamo prima di iniziare la trasmissione, lì noi un problema c'è che non è un problema del comune, è un problema di autostrade. Sul ponte al momento non possiamo intervenire perché lì c'è un contenzioso tra la proprietà e società autostrade. Nonostante sia stata predisposta. Sì, non è già predisposta, basta poco, però lì c'è un percorso giudiziario. Io mi sono già mosso per sensibilizzare società autostrade, adesso voglio incontrare anche la proprietà, perché quello è un problemino che può rimanere anche al termine dei lavori, però vedremo un modo per risolverlo e il comitato di cittadini che segue questi lavori ne ha conoscenza, però ecco, devo rassicurare la signora che continueranno. La velocità, ecco, questo non, onestamente dipende anche dalle incombenze che possono subentrare in questo periodo. Va bene. Ha accennato prima, ha parlato delle frane, ne parleremo dopo perché ci sono anche dei problemi a Carignano, sì. Ma mi spiegava che lì ancora sono in movimento. Sì. Mandiamo qualche minuto di pubblicità e poi ci ritroviamo qua. A fra poco. Bene, credo che ci siamo, tornati in diretta con il primo cittadino Massimo Seri e abbiamo invece anche il sindaco per un giorno. Esatto. Come sta andando? Benissimo. Insomma, tanti problemi insomma, per la città. In che quartiere abiti? Cucurano. Ecco, lì c'è qualcosa, qualche miglioria che si potrebbe apportare? Sì, secondo me a Cucurano manca quello che può essere una scuola. Sapevo che c'era un progetto per una scuola elementare, cosa che appunto da noi manca, in quanto l'attuale scuola, se non sbaglio, è divisa in due, nel senso una parte delle elementari vengono fatte nella scuola di Cucurano e un'altra nella scuola di Carrara. Bene, ecco, forse ne approfittiamo. Insomma, approfittiamo. Abbiamo qua il sindaco, in ci sono novità, quindi c'è un progetto. Sì, no, lì c'è un problema vero perché in realtà una scuola non c'è, è divisa, alcune classi sono in un immobile, in un edificio e altre sono in un altro, quindi rispetto ad altri quartieri che hanno scuole elementari danno una risposta importante. Su questo abbiamo fatto un'operazione veramente importante, avevamo a disponibilità una quota perché ci consentiva di uscire dal patto di stabilità per 5 milioni. Con questa noi abbiamo fatto un intervento di ristrutturazione al Sant'Arcangelo, tanto abbiamo fatto sia un ottimo lavoro e in tempi brevi, tant'è che il presidente Renzi aveva prenotato per venire a visitarla, esatto. Poi la data che aveva scelto l'ha portato a Bruxelles in quelle giornate dove ci sono stati dei momenti particolari di politica internazionale e la restante parte che poi verrà anche integrata andremo a realizzare una scuola nuova elementare con annessa palestra per Carrara Cucurano. Questo è un intervento importante, sono già partiti i lavori per la strada, sono già stati appaltati e stanno già lavorando, stanno per definire il progetto definitivo della scuola che dovremmo approvare subito dopo l'estate perché nel biennio 2016-2017 partirà il bando per la realizzazione che divideremo come risorse finanziarie nei due anni, quindi inizieremo nella seconda metà del 2016 e sarà finito nella prima parte del 2017. E lì avremo una nuova scuola come tale deve essere, come c'è negli altri quartieri, moderna, che dia delle risposte a quelle che sono le esigenze dell'insegnamento della scuola e una nuova palestra. Quindi questa è una risposta certa perché è già in itinere, è già il percorso è già partito. Bene. Con un appalto già realizzato. Qua ci segnalano anche via 4 novembre, sempre per la questione delle buche. Prima abbiamo accennato un attimo la frana di Carignano, sì. Ecco lì la strada continua ad essere rovinata. Sì, il problema, io non sono un tecnico, ho fatto studi giuridici, quindi non sono un ingegnere, però ho chiesto perché poi i cittadini mi chiamano, mi fanno segnalazioni. Allora lì il tema è che purtroppo bisogna attendere che ci sia un assestamento e mi spiegavano che lì ancora, ovviamente messo in sicurezza, le macchine ci stanno passando, però la strada è disestata. Ecco, però ancora ci sono delle crepe e non possono intendere, devono aspettare che si assesti il terreno, sennò si rischia di fare degli interventi che vanno a peggiorare invece che migliorare. Quindi il tema è questo e quanto mi hanno spiegato dai nostri uffici tecnici. Bene. Un altro messaggio, si riuscirà mai a realizzare una pista ciclabile che collega Rosciano a Fano? C'è un progetto? Allora, su questo intanto noi crediamo alle piste ciclabili perché uno dei primi atti che ho fatto è voler illuminare la Fosso Signore Lido.
Sì. Questa è molto apprezzata, devo dire. Poi. Sì, e la gente ci va, mi fermano, mi dicono che abbiamo fatto bene. Fenile stanno realizzando. E adesso noi abbiamo potenziato, stiamo potenziando e stiamo dando degli input anche ai nostri uffici, perché vogliamo mettere in sicurezza i pedoni e i ciclisti. Quindi in ogni quartiere stiamo ragionando, adesso siamo partiti dalle Zavarise, dove si è fatto un buon lavoro, messi i sensi unici, riposizionati i parcheggi, lasciati gli spazi vicino ai muri per i pedoni, cosa che prima non c'era. Già hanno incontrato il vice sindaco Marchegiani, ha già incontrato i residenti della zona di Poderino, perché anche lì riragioneremo, penseremo a qualche senso unico, vorremmo fare la pista ciclabile per via Fanella, quindi abbiamo delle idee e questa cosa la faremo in tutti i quartieri. Ovviamente anche lì in alcuni casi gli interventi sono semplici perché si tratta di semplici riorganizzazioni, in altri occorrono interventi più importanti, strutturali, e dopo lì rientriamo su sull'altro capitolo, quello del patto di stabilità, sulla quale dobbiamo barcamenarci. Però ecco, su questo ci sono le idee chiare ed un percorso che è partito e che anche con delle risorse nuove che arriveranno a disposizione dell'amministrazione faremo un lavoro che verrà apprezzato, sono convinto. Perfetto. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Buonasera signor Sindaco, buonasera. Oppure la devo chiamare Massimo Seri, sono Mattioli. Come, Massimo, tranquillo. Ecco, allora io ho chiesto, intanto diverse telefonate vi ho fatto e non ho avuto mai nessuna risposta, con la conferma che mi avete richiamato, primo. Sì. Secondo, ho fatto un articolo sul giornale, due, ho chiamato il dottor Fossi, il dottor Marchegiani, per via Garibaldi e sì, via l'incrocio via Norti. Ci sono delle fioriere che io andando alla posta, io purtroppo il Padre Eterno mi sì, ha condannato con una motorella elettrica. Per uscire da via Garibaldi, andare via via Norti, dovrei ritornare indietro, fare un giro in via San Francesco davanti al comune e tornare indietro. È assurdo. Ho chiesto di spostare la fioriera allargata di 20 sì, centimetri, sì, non di un metro, non di spendere sì, milioni, sì, un'aiola per farmi la possibilità di andare alla Sassonia. Sì. Perfetto, grazie. Abbiamo capito benissimo sì, qual è il problema. Vergognoso. Sì. Vergognoso. Ha perfettamente ragione. Lo volevo dire che la cosa la conosco bene perché Mattioli, che io conosco, che stimo anche, c'è anche un affetto personale. E onestamente io non ho risposto perché non ero presente in quel momento, le volte che ha chiamato sì, in ufficio, perché quando posso io rispondo, sono molto disponibile e molte volte richiamo, in questo caso avevo detto di richiamare, però ho dato disposizione di allargare perché onestamente non ci possiamo permettere che una persona con una carrozzina non possa passare, certo, perché si tratta semplicemente di spostarle. E adesso io è vero che c'ho la finestra sopra, adesso non ci ho fatto caso. Domani è festa, ma lunedì, pare che domani passo da quelle parti, quindi ci guardo. Penso che l'abbiamo già fatto, onestamente, perché ho dato disposizione di allargare, perché qui veramente è solo un atto di civiltà e di educazione, non ci sono altre ragioni. Ovviamente non erano volute, non si erano posto il problema, sembrava sufficiente lo spazio. Quindi lunedì vado a verificare. Perfetto. Se l'hanno. Io penso che l'abbiamo già fatto, se non l'hanno fatto veramente. Provedere, perché avevo già dato disposizione, perché aveva, ha perfettamente ragione. Perfetto, Matteo. Abbiamo pochissimi minuti. Sindaco, sì, le chiedo di essere breve. Innanzitutto qui chiedono un limite di velocità nella strada San Michele, ma anche in via della Colonna dicono che ci sono queste macchine insomma, che transitano davvero ad alta velocità. Poi come sempre queste segnalazioni gliele sì, passiamo. Il parcheggio da illuminare del Florida, ma come diceva lei prima, è un parcheggio privato, privato, per cui non, è un non potete intervenire. Quello è uno spazio privato, comprese le buche, che hanno messo in concessione disponibilità, quindi poi dovranno crescersi l'hotel. Esatto. La spiaggia dei Cani invece, ci sono state tante polemiche in questi giorni, lì lo stesso, la recinzione sarebbe da risistemare almeno. Sì, allora, intanto l'hanno sistemato, hanno messo dei cartelli e qui voglio ringraziare una delle associazioni che ha vinto una gara, che fanno dei servizi per la città, che ce l'ha fatto gratuitamente. Perfetto. Perché dove molte volte noi non riusciamo anche sulle piccole cose per poche risorse,
alcune volte abbiamo anche queste difficoltà, sono intervenuti. Una signora prima nelle segnalazioni ha detto che Pesaro è più avanti sulle spiagge dei cani. Non mi sembra che sia così, anzi Pesaro sta ragionando in questi giorni in consiglio comunale se prevedere degli spazi. Fano su questo è più attrezzata perché ha una spiaggia che sta funzionando molto bene, attrezzata, gestita a torrette, torrette Ponte Sasso, e quella che si trova dopo l'Arzilla ha avuto un problema in quanto vi è stata una gara, vi è stato un vincitore, ma vi è stato anche un ricorso. Quando succedono queste cose poi il TAR blocca tutto, ma c'è stata la sentenza, l'aggiudicazione definitiva, quindi c'è un gestore ufficiale che ovviamente questa comunicazione l'ha avuta soltanto nel mese di giugno, quindi la questione si è chiusa e non c'erano più tempi per un intervento importante, perché lì ci sarà un intervento importante anche di arredo e di gestione in sicurezza, quindi per la prossima estate sarà, queste problematiche non ci saranno più. Comunque anche in questo momento ci sono tutta una serie di regole che chi va col cane deve rispettare, quindi so che ci sono stati anche dei controlli in tal senso, esatto. Però ecco, vorrei dire, come servizio è una città che ha fatto i suoi passi e rispetto ad altre, anche la vicina Pesaro è più avanzata. Qui purtroppo c'era stato un ritardo dovuto da questo ricorso, per quando c'è la magistratura e poi i tempi e le regole le dettano loro e condizionano anche le amministrazioni locali. Zona Tombaccia dimenticata, hanno già raccolto firme per le strisce pedonali, ovviamente per tutelare i ragazzi in particolare che si recano a scuola. Sì, no, adesso stanno, anche qui abbiamo tre operai che fanno sto mestiere, adesso stavano lavorando in alcune strade, però posso tranquillizzare queste persone che quei lavori si faranno anche lì, si tratta di segnaletica orizzontale, specialmente vicino alle scuole, prima della riapertura ovviamente questi lavori si faranno. Si faranno, bene, sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Dica pure, prego. Pronto? Sì, sì. Ci sente? Buonasera, sì. Buonasera. Volevo chiedere alcune informazioni al sindaco, sì, non prego. Proprio a livello personale, ma un po' in generale. Per quanto riguarda eventuali risarcimenti danni per le mareggiate che ci sono state, no? Sì. Ci sono state, diciamo, quelle lungo il litorale, poi in via Ruggeri anche le case private. Sti giorni ho sentito su Rai 3, mi sembra, che la regione abbia stanziato altri soldi. A un certo punto, chi è che può avere risarcimento danni? Perché quella volta, da parte di Fano TV, anche di lei, sì, mi sembra... Sì. Dicevate di far la domanda per un eventuale risarcimento di operatori turistici, bagnini, anche i privati, associazioni, no? Sì. Mentre invece adesso il 12 di giugno si doveva presentare la documentazione ed era riservata solo agli operatori turistici. Chi è che fa, che c'ha un lavoro, che c'ha una ditta, no? Quella gente di via Ruggeri che sono dei privati, non avranno la possibilità di chiedere un risarcimento, oppure ci sono due filoni distinti, uno per gli operatori e uno per i privati? Bene, grazie. Questa è, diciamo, è la prima domanda. Sì. Bene. La seconda domanda volevo chiedere riguardo al tombamento del fosso di Ponte Sasso lato nord, che dal 2009 circa ci si è stati dietro. In gennaio ci siamo incontrati con lei, ha detto di rifare di nuovo la richiesta che prima l'avevamo fatta con l'amministrazione vecchia. Da gennaio non abbiamo saputo niente, né se è stato incluso nel bilancio preventivo, se si fa, non si fa. Chiediamo al sindaco, abbiamo capito quali sono i due argomenti. Grazie per la segnalazione. Dunque, partiamo da queste mareggiate, sì, ricordiamo allora, che sono divise. Intanto, perché... Sì, spieghiamo come funzionano gli eventuali rimborsi, risarcimenti. Qui non ci sono corsie preferenziali per privati, operatori o il pubblico. La corsia è la stessa. Quando c'è una situazione importante, mareggiate, la neve, quindi dei fatti naturali che portano danni, cosa fa il sindaco? Chiede alla regione di richiedere a sua volta lo stato di emergenza, che venga riconosciuto. La regione fa questa domanda e diciamo, inviateci in modo così provvisorio
quelli che secondo voi sono stati i danni che avete subito sia come privati, come operatori, come pubblico, perché anche l'amministrazione comunale avanza i suoi danni. La Regione richiede lo stato di calamità, di emergenza. Se il governo lo riconosce, dice sì, effettivamente lo riconosciamo e mettiamo tot milioni per rimborso di quella situazione. A quel punto la Regione dice ai comuni, raccogliete in questo caso allora davvero con tutte le documentazioni che testimoniano, attestino le effettive spese sostenute. E allora cosa succede? Per alcuni casi vengono riconosciute, se non vengono riconosciute non c'è nessuna possibilità di avere rimborsi, questo deve essere chiaro. Ad esempio per la nevicata sono arrivati, dopo arrivano con qualche anno di ritardo, certo. Però arrivano. Per esempio i 300.000 euro delle asfaltature che noi abbiamo usato in aggiunta erano parte di quelle risorse date all'amministrazione a rimborso. Per le mareggiate adesso è arrivata la notizia che il governo penso abbia messo 18 milioni però si riferiva alle mareggiate al maltempo di marzo. La nostra mareggiata è quella di febbraio. Quindi i nostri uffici stavano interessando con la Regione se riuscivano a far inserire anche quell'episodio, perché altrimenti quella è esclusa. Allora ecco, su questo ci tengo a precisare, non è che ci siano corsie preferenziali o per alcuni sì, se viene riconosciuta, viene riconosciuta per tutti, sia per i danni che ha subito il patrimonio pubblico, sia per quello che hanno subito i privati. E noi su questo stiamo dietro, purtroppo avevano riconosciuto all'Emilia Romagna e non alle Marche per sì. quell'episodio, i nostri parlamentari si erano subito adoperati e adesso un piccolo passo, c'è stato un riconoscimento che era quello di marzo, noi dobbiamo sperare che e rivendicare anche che gli è quello, altri danni. Perché altrimenti se no non c'è possibilità. Certo. Dunque, parlando di sottopassi, come mai non è stato pensato di farne uno tra Gimarra e l'Arzilla? Allora, qui i problemi di sottopassi sono tanti, perché c'è da Fosso Seiore a Gimarra, lì sì. c'è un'esigenza, perché non ci sono sottopassi veri, ci sono quegli scolmatori, quei raccoglitori di acqua, e quindi c'è un'esigenza lì, c'è un'esigenza da Gimarra all'Arzilla, in modo particolare proprio in prossimità dove c'è la spiaggia dei Cani, dove sì. c'è la parte della spiaggia libera, sì. perché lì l'hanno tombata, perché c'era il passaggio, Ferrovia dello Stato l'ha tombata, quindi c'è un'esigenza là, come ci sono a Fano Sud. Ovviamente qui parliamo di centinaia e centinaia di migliaia di euro di interventi, e allora come il tema del fosso a cui faceva riferimento, qui parliamo tutti messi in fila, parliamo di due, di non so quante centinaia di migliaia di milioni qui parliamo. Allora è chiaro che noi dobbiamo fare una scaletta di priorità. Su quella parte lì stavamo ragionando con alcuni su una copartecipazione, ho già avuto un incontro con alcuni progettisti che mi spiegavano quelli che potevano essere i costi, perché lì i costi sono anche alti per le pendenze. E con anche la pista ciclabile queste pendenze aumentano perché ci si allontana e lo spazio a disposizione non è tantissimo, quindi bisogna allungare molto il percorso e questo comporta una crescita della spesa, quindi si è pensato, fra l'altro lì ne erano previsti con le opere compensative alcuni, ma poi certe opere se non partono ovviamente certo. non ci sono neanche quelle compensative, quindi la crisi porta anche questi effetti. Dunque qui ci chiedono anche per la strada provinciale per Cerbara, insomma, dei limiti di velocità, però sì. ecco, ci chiedono ancora, perché prima effettivamente non abbiamo dato una risposta, credo e immagino che sì, per mettere questi limiti sì. di velocità nelle varie strade ci debba essere un confronto con la polizia municipale, insomma. Sì, poi le strade provinciali non sono competenza del comune, però come dicevamo prima. E poi c'è il tema delle buche che immagino tanto tutte le persone che incontro me le segnalano. Su questo posso rassicurare che noi abbiamo messo risorse importanti, ci sono i nostri operai che girano, delle ditte che sono state incaricate di fare questi lavori. Dicevo prima, sono centinaia di chilometri di strada, non si può essere contemporaneamente dappertutto. Ma porto una cifra, nel mese di dicembre venivano coperte 1500 buche al giorno, per dare un senso della misura di cosa parliamo. Poi è chiaro, ognuno che vede la buca, quella è la priorità su tutte, si parte da una parte, si parte da più parti, perché sono più ditte che fanno questo lavoro in alcuni periodi dell'anno. Adesso abbiamo approvato il bilancio, quindi altre risorse si sono liberate per queste manutenzioni, però io
mi scuso, ma purtroppo il tema delle buche è un problema nazionale, perché quando mi capita di aprire il giornale anche di altre città, il tema delle buche è presente, perché se non si riescono a fare asfaltature importanti, questo tema, questo problema sarà sempre si ripresenta più pesante. Continuo. Sentiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, sono la Pierotti da Camminate. Sì. La sto seguendo, vedo che è molto gentile, se può da risolvere dei problemi, è molto gentile. Però dica. Per Camminate non vediamo niente, perché per il cimitero sì. Con 10 anni non ci hanno fatto niente. E vedo anche adesso, così che le cose non vanno bene. Vorremmo una risposta, perché non abbiamo più un locolo e quando piove c'è mezzo metro d'acqua. Conosco benissimo la questione. Quell'interra. Grazie mille. Guarda, sì. Ringrazio la signora Veronica di Camminate. Fra l'altro sono venute anche alcune signore a trovarmi in ufficio per spiegarmi questo problema. Il problema di cimitero non è solo Camminate, è un problema che abbiamo a Rosciano, molto importante. Allora, noi abbiamo messo delle risorse per intervenire, stanno già lavorando su un progetto di ampliamento a Rosciano, perché in alcuni momenti non ci sono loculi e andiamo a creare dei disagi forti, perché poi quelle sono situazioni per le famiglie quando vengono colpite da un lutto tragiche, certo. Di grande sofferenza, sia la sofferenza si uniscono anche questi disservizi, mettiamo ancora più in difficoltà le persone. E per questi sono interventi conto capitale, si scontrano anche questi con il patto di stabilità, ma abbiamo dato priorità, quindi adesso abbiamo approvato il bilancio e partiranno dei lavori a Rosciano. Il tema di Camminate, adesso lì il problema dei loculi è minore rispetto ad altri, però c'è un problema di sistemazione, perché quando piove effettivamente si allaga la parte interna. Allora anche lì stavamo ragionando, diciamo, ovviamente si parla di interventi minori, però come tutte le cose, già la trasmissione di oggi sono 2 anni di lavori, perché i lavori sono tanti, noi dobbiamo fare una scaletta sapendo che in alcuni casi c'è un'emergenza maggiore rispetto ad un'altra, quindi noi facciamo un piano di interventi pluriennale, cercando, e in alcuni casi chiediamo un po' di pazienza dove arriveremo dopo rispetto ad altri e dove c'è un maggior bisogno. È un po' come in casa, si lavora, le esigenze sono tante, bisogna fare delle scelte, magari interveniamo prima sulle finestre rispetto alla colla o alla porta o alla verniciatura, le esigenze sono tante e in base alle disponibilità e anche alle scelte che si fanno per rendere la qualità della vita migliore. Certo. Pronto? Buonasera, chi abbiamo al telefono? Sì? Pronto? Abbiamo preso. Sì? Buonasera. Buonasera. Si sente male, com'è? Provi a abbassare l'audio del televisore. O io che sono sorda? No, noi la sentiamo bene però adesso. Niente, vi volevo fare una domanda, sindaco. Sì. Noi qui, via Fratelli Zuccari, sì. Abbiamo, là dietro il mare c'è le canicce, lì c'è la gente che dorme, ci abbiamo. In più, io dico, invece da portare tutti quei camion di breccia che hanno portato lassù allo schiado, perché non ne hanno portato giù un camion anche qui da dare una pulita? Qui noi siamo abbandonati. Adesso non ho capito. Grazie. Bene. Via Fratelli Zuccari, adesso non ho capito bene il problema. Allora, un po' di ghiaia è stata portata al ripascimento della spiaggia che con le mareggiate se l'era mangiata, devo dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Io quando ero studente, come tanti studenti fanesi, si andava a fare la stagione estiva e ho lavorato per alcuni anni proprio a Sassonia Sud in un chiosco e con piacere quando sono andato a vedere i lavori mi ha detto uno degli operatori mi sembra di essere tornato indietro di 15-20 anni perché effettivamente con questo intervento abbiamo ridato una dimensione importante nella parte che arriva fino a Viale Ruggeri e dallo Splash, insomma tutta quella parte là. E lì abbiamo fatto un'operazione importante di ghiaia che abbiamo portato per ripascere quell'area. Adesso qua onestamente non so rispondere perché non ho capito Proviamo bene. Proviamo sempre di via Fratelli Zuccari, sì. Lì ci saranno anche degli interventi di asfaltatura?
Beh, adesso anche... stiamo asfaltando una parte di Viale Ruggeri che era mangiata. Esatto. Oh, lì non dimentichiamo che stiamo correndo contro il tempo perché abbiamo fatto, ecco, anche questo, mi permetto, sono stato bravo. Uno non si deve vantare, però tutti davano per persi il finanziamento di 900.000 euro per la pista dell'ex go-kart e ristrutturazione di Viale Ruggeri. Con un'operazione che abbiamo fatto anche di relazione con la nuova sovrintendenza, siamo riusciti a recuperarli e entro la fine dell'anno noi appalteremo quei lavori che porteranno in sicurezza, con un intervento ancora maggiore, Viale Ruggeri e riqualificheremo la pista dei go-kart, ex pista dei go-kart. E lì si risolverà anche il problema del Luna Park, quelli che abitano lì puntualmente ogni estate, si lamentano anche quest'estate, anche se poi è un servizio per i ragazzi, perché un Luna Park, certo, ai ragazzi piace. Io ci andavo quando avevo i miei figli un po' più piccoli e penso ci vogliono andare anche adesso, detto fra noi. Però effettivamente lì è un disagio, perché è proprio vicino alle abitazioni, quindi dovremmo individuare un'altra area idonea per gli spettacoli, come si chiama? Per il Luna Park, dice? Sì, per... Okay. Ok, quindi un circo, eccetera. Dunque, io prima di chiudere vorrei ricordare anche che un'altra promessa l'ha mantenuta, ovvero sono state rimosse le vele, sì, dalla darsena borghese. Abbiamo seguito appunto questo. Apprezzato anche questo. Devo dire, anche quando ero lì, era testimone anche lei, alcuni passanti che non conoscevo. Sindaco, sono felice, mi ricordo una persona, un altro ha ringraziato. Sì, perché un altro aspetto è quello del decoro della città. Lì effettivamente è un altro biglietto da visita, è uno degli ingressi della città per chi viene da Pesaro, e non era un bel vedere, magari era funzionale per la comunicazione. Voglio ringraziare qui il Nautilus dei fratelli Carboni, perché grazie a loro siamo riusciti a fare questa operazione, perché ovviamente ogni cosa che si fa costa, e hanno messo alcune spese, le hanno sostenute loro, e le porteranno più verso dopo Gimarra, anche quello comunque, come la comunicazione, è un luogo importante. E ovviamente sulla darsena abbiamo altri progetti, come l'idea di mettere anche un ponticello in legno di fronte alla darsena che consenta anche una bella passeggiata. Anche su questo l'Associazione Marinai d'Italia hanno fatto un progetto che vedremo i prossimi giorni alla Memoteca, mi sembra intorno al 20 luglio, adesso non ricordo la data precisa. Ecco, anche su questo da parte nostra c'è un'attenzione al decoro. E adesso arrivano sul verde, arrivano le critiche, per carità, perché qualsiasi cosa, se noi andiamo a tagliare un giardino, se andiamo lì una foto di qualcosa che non è a posto, lo troviamo comunque. Però voglio dire, io vado spesso a fare dei giri per verificare, e onestamente se andiamo intorno alla città, le rotatorie, quella del Ponte Metauro è dell'ANAS, perché ho già chiamato più volte, l'erba è alta ma non è nostra. E, insomma, c'è un'attenzione. Per esempio il soprapasso che porta a Sassonia, spesso e volentieri, mi ricordo gli anni passati, fotografie di consiglieri, i passeggi. Allora, anche i passeggi, se si va lì, le panchine sono in ordine, l'erba è tagliata, sono abbastanza puliti. Però è vero, c'è un tema di riqualificazione, però quello è un altro tema, dove richiedono interventi importanti. Allora io ho un'ambizione in questo mandato, di fare dei progetti di riqualificazione del Lido, della Sassonia, della zona di Torrette, la zona sud, perché siamo città turistica e si parte da questo. Però parliamo di investimenti importanti, allora io non amo prendere in giro la gente, quindi dico le cose che possiamo fare. Decoro significa attenzione, e su quello stiamo cercando di fare. Se notate, guarda, sono stato attento anche alle siepi sul pincio, e dopo uno non ci fa caso, ci si fa caso e sono disordinate. Ecco, è chiaro, poi, ripeto, il cespuglio fuori posto si troverà sempre, perché poi anche noi ragioniamo comunque con delle somme che abbiamo a disposizione, che non sono illimitate. Qui c'è stato un buon lavoro, poi, ripeto, come ogni cosa, c'è sempre qualcosa che non va. Però un segnale in questo senso di maggiore attenzione c'è stata. E ovviamente anno dopo anno vorremmo fare anche degli interventi di qualificazione, di piccola manutenzione, in base alle risorse che abbiamo, perché... con i fichi secchi non si fanno, come si diceva, no? Non si fanno le nozze con i fichi secchi. Bene, quindi insomma prenderà anche cura di questo aspetto, sì, della città. Io ringrazio il sindaco di Fano Massimo Seri per essere stato con noi, e anche Isabel, grazie, sindaco, per un giorno. Grazie. Si è conclusa questa giornata davvero impegnativa. Grazie davvero. Grazie, sindaco, a voi. Grazie. Buonasera a tutti.
Bene, buonasera, grazie anche ai nostri telespettatori per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di serata con i nostri programmi, quindi programmi di Fano TV. Arrivederci.